Ciao a tutti, proseguiamo le nostre parodie, parafrasi shakespeariane interpretate dai personaggi di Walt Disney con un capolavoro di Giorgio Cavazzano del 1998, è questo Paperon bisbeticus domato. Non è facile ribaltare la bisbetica al maschile. Il film del 1980, Il bisbetico domato, con Celentano e Ornella Muti, non colse nel segno. Qui, nella storia di Cavazzano, la vecchina padovana che già ha mandato a Shakespeare la storia di due fidanzati di Verona, gli manda una storia ambientata a Padova, dove vive il ricco Paperon bisbeticus, che ha un nipote, Paperino, che studia matematica all'università e che un bel giorno si innamora della bella Paperina. E siccome anche Paperina si innamora di lui, chiede il consenso al zio Paperone per il fidanzamento. Ma il zio Paperone, che reputa l'amore una cosa frivola, dice giammai, a meno che lui stesso non incontri una dama capace di fargli cambiare idea. Paperino racconta tutto a Paperina e Paperina racconta tutto a Nonna Papera. Nonna Papera escogita un piano, l'arma vincente sarà Brigitta. Organizza una festa, invita la Padova bene, invita anche Paperino, Paperone, Paperina, Brigitta e un matematico appena giunto da Pisa, Galileo Pitagoricis. Brigitta si rivela molto appassionata di affari e su questo campo sfida Paperon de Paperoni. Se vincerà la sfida lei, Paperone dovrà permettere a Paperino e Paperina di fidanzarsi. Gioca sporco Paperone, che le rifila migliaia di calzari difettati da vendere, ma lei riesce a venderli allettando i clienti con delle buone torte. Poi ci si mette anche la fortuna e Brigitta stravince la sfida. Paperino e Paperina possono fidanzarsi e Brigitta e Paperone si ritrovano romanticamente a guardare i satelliti di Giove che Galileo Pitagoricis ha appena scoperto. Entusiasta, Shakespeare, con qualche modifica, ne farà una bellissima commedia. E a questo punto il genio di Shakespeare cosa fa? Ribalta tutto e crea così la bisbetica domata per accontentare l'attrice bisbetica che gli rompe l'anima. Ciao a tutti!